Si chiamava Vicky Archer, era una donna di 41 anni di età e pensate che è stata fatta fuori. Era molto famosa, infatti era una conduttrice radiofonica della BBC. Si è suicidata dopo l'ennesima crisi depressiva arrivata nei primi di agosto, quando si sarebbe ritrovata nella sua casa vuota. Infatti, dopo che i tre figli erano andati via per ben 5 giorni con il papà, ecco che la donna si è fatta prendere dallo sconforto e da quegli attacchi d'ansia, da quelle paure, da quei fantasmi del passato e dal cosiddetto mal di vivere che il buon Montale, in una delle sue celeste opere, riuscì a, in qualche maniera, fornire ottima delucidazione. La stavano letteralmente devastando a livello psicologico tutti questi elementi, una miscela che ha provocato in lei un'arma letale che l'ha fatta, meglio che l'ha condotta, a uccidersi, a farsi fuori per sempre. Il caso ovviamente è rimbalzato anche sui social, ma ovviamente anche in televisione ha riscosso un certo eco mediatico e di molto, o meglio molto, tanto si è parlato di questa triste morte, di questo triste suicidio della giovane Vicky Archer. Era giovane, solo 41 anni di età, e questo è quanto. Grazie, un caro saluto a voi tutti, esimi utenti di YouTube. Vicky Archer, riposi in pace, amen.